Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti al nostro video di oggi. Ma vediamo, sono già cadute le prime due. Sì, ok, prendiamo l'ultima allora. Cominciamo subito con le energie generali di questa giornata e nella seconda parte della nostra stesa, come sempre, andremo a vedere che cosa accade in amore al nostro sacro maschile e al nostro sacro femminile. Ecco qui le tre carte che ci parlano delle energie generali che non sono nulla, per nulla male. Guardiamo un po'. Prima carta a cadere è stata il Papa, la seconda è stata il 4 di bastoni e la terza è stata invece un 3 di bastoni. Come avete già intuito, come qualcuno di voi, qualcuno dei miei studenti avrà già intuito, c'è un passettino indietro. C'è un dal 4 passiamo al 3. Questi sono dei passettini indietro che facciamo per determinati motivi. Ma tutto inizia con il Papa, cioè tutto sembra proprio iniziare nel modo migliore, sembra che ci sia un'ottima energia di base. Abbiamo fiducia nell'universo, abbiamo fiducia nel mondo, in noi stessi, nella nostra vita, ci sentiamo molto sicuri di ciò che abbiamo, ci sentiamo sicuri delle decisioni che abbiamo preso fino ad ora e di quelle che stiamo prendendo in questo momento. Con la carta del Papa non si tratta semplicemente di fare delle scelte basandoci sulle nostre emozioni o sui nostri pensieri. In questo caso si tratta di fare delle scelte o comunque di vivere la vita basandosi semplicemente su una morale più ampia, su delle idee più ampie, più importanti, più generali, potremmo dire. Qui siamo in contatto con Dio, tra virgolette, con la nostra coscienza superiore, con il nostro sé superiore. Ecco, questa è una di quelle carte che manifestano la nostra sicurezza perché non siamo noi a dirigere e governare le nostre vite, ma è qualcos'altro che ci dirige, che ci governa, che ci guida nelle scelte, nelle azioni. Siamo particolarmente saggi perché sembra che dalla nostra bocca non escano le nostre convinzioni, ma semplicemente che dalla nostra bocca esca la parola della coscienza cosmica, di Dio. Ecco. Quando sappiamo esattamente cosa fare e come farlo e non abbiamo dubbi, anche se le persone intorno potrebbero per esempio dirci no, non è così, no, non fare così, no, non va bene così, cioè a noi non ci tocca minimamente, non ci importa, non corriamo il rischio di farci convincere o di farci deviare dal nostro cammino, sappiamo qual è il nostro cammino, ce lo dice la nostra coscienza, ce lo dice la parte di noi più saggia, più importante, più sicura. Inoltre siamo anche in grado di eventualmente dare consigli ad altri. Il Papa è colui anche in grado di consigliare. Ed ecco che per qualcuno di noi questa carta può rappresentare proprio questo. O noi saremo in grado di consigliare gli altri oggi, oppure qualcuno lo farà con noi, una figura magari più anziana, una figura più esperta, una figura più saggia. Ecco, se facciamo tarologia, ricordiamo che è un po' diverso dal fare cartomanzia. Io nei miei corsi le insegno entrambe le cose, ma è importante comprendere appunto il significato di una carta da tutti i punti di vista, se volete essere bravi. Dal punto di vista della tarologia, come abbiamo detto, questa parla di saggezza. Dal punto di vista della cartomanzia, questa è una persona saggia. Noi o qualcun altro, una persona in grado di dare consigli, in grado di dare suggerimenti, in grado di guidare, di indicare la via. O, come dicevo prima, appunto, semplicemente il nostro sé superiore che ci fa stare sereni e tranquilli. Sereni e tranquilli, va tutto bene, non potrebbe andare meglio. Perché? Perché è così che deve essere. Ci sentiamo al posto giusto, al momento giusto, ci sentiamo in pace con la nostra coscienza, in linea con il nostro piano divino. La seconda carta, abbiamo detto, è un 4 di bastoni. Il 4 di bastoni non fa altro che rafforzare quest'idea, rafforzare questa sensazione di stabilità, di forza, di potere che nasce dalla stabilità. Chi pratica arti marziali, per esempio, sa benissimo quanto è importante mettere i piedi a terra nel modo giusto. Vabbè, in generale, chiunque pratichi un'arte legata al combattimento, anche un pugile, cioè tenere i piedi a terra. I piedi sono il collegamento fra noi e la terra, la madre terra. I piedi, così come il primo chakra, rappresentano questa connessione a livello fisico, così come il primo chakra la rappresenta a livello energetico. Il legame con il suolo, il legame con ciò che ci dà stabilità e sicurezza. Quindi,
Quanta stabilità e sicurezza noi abbiamo con un quattro di bastoni, associato ad un papa in cui davvero non solo ci sentiamo con i piedini ben piantati per terra, al sicuro a casa nostra, al sicuro nel nostro ambiente, nel nostro contesto domestico, nel nostro contesto professionale e lavorativo. Questa parte iniziale della nostra stesa può riguardare qualsiasi ambito della nostra vita, amore, lavoro, casa, famiglia, amicizie, qualunque cosa. Ecco, ci sentiamo stabili e sicuri ed è molto rafforzata appunto da questa carta. L'ultima abbiamo detto che è il 3 di bastoni, cioè facciamo un passettino indietro. E cosa vuol dire fare un passo indietro? A volte si fa un passo indietro nella vita semplicemente per guardare meglio qualcosa, per guardarla da lontano, guardarla a distanza. Non perché qualcosa non va, ma semplicemente perché vogliamo avere un'ottica diversa. E infatti il 3 di bastoni è proprio qualcuno che guarda, qualcuno che osserva. E allora, torniamo un attimo all'ambito cartomantico, vi va? Non so se vi piace parlare di entrambi questi aspetti, ditemi un po' voi che cosa preferite, così io magari mi regolo nelle mie stese giornaliere, però ecco, se vogliamo parlare un po' più dell'aspetto cartomantico, questa è una persona che a un certo punto si gira da quello che stava facendo e inizia a guardare oltre. Perché? Perché non gli basta più quello che c'è qui, sta aspettando qualcosa, sta aspettando qualcuno nella sua stabilità. Si gira per aspettare che qualcosa arrivi da fuori o che qualcuno lo raggiunga. Sta guardando il mare dall'alto, quindi da una posizione molto sicura e solida sta guardando il mare, una nave che deve arrivare al porto. Chi stiamo aspettando o cosa stiamo aspettando e in quale ambito della nostra vita? A questo punto io andrei a guardare il nostro sacro maschile e il nostro sacro femminile. Vediamo un pochino. Ok, la prima carta del maschile è già uscita. Andiamo un po' a vedere la seconda uscita. La terza carta che vuole cadere, io la vedo, ecco appunto, è caduta. Voleva cadere ma non riusciva. Era lì lì per... Ok, dunque, prima carta, il 9 di bastoni. Seconda carta, il mondo. Terza carta, la temperanza. Ci sono due carte molto importanti qui, guardate un po', due lame karmiche, tra l'altro. Qua proprio c'è karma in azione, karma, tanto tanto karma in azione, tante cose che al nostro sacro maschile stanno accadendo. E la prima però abbiamo detto che era il 9 di bastoni, quindi il maschile si trova in una posizione non proprio rilassante, non proprio riposante. Una posizione dalla quale tiene duro, perché vuole tenere duro, perché non vuole mollare la presa su qualcosa. Cos'è questo qualcosa? È la propria opinione? È la propria posizione? È una persona? Magari vuole tenere duro su una persona o su una condizione, su una situazione che si è creata con una persona, ma magari vuole tenere duro sulle proprie idee, vuole essere coerente con le proprie idee. Questo sarà interessante vederlo dai vostri commenti, se avrete voglia di raccontarcelo. Ma di certo il maschile qui deve capire comunque che un ciclo si sta chiudendo, che qualcosa sta cambiando e che questo qualcosa sta cambiando perché è arrivato il momento. Dall'alto siamo guidati a cambiare, siamo guidati a condividere una nuova parte di noi, perché di questo parla la temperanza, parla di condivisione. Vedete l'angelo come versa l'acqua da una coppa all'altra? C'è un versamento, c'è una condivisione di questo liquido che va da una coppa all'altra coppa. Quindi questo maschile è portato, è guidato ed è spinto a una sorta di condivisione e probabilmente resiste a questo, resiste al chiudere questa fase della vita, della relazione, del rapporto con gli altri. Non se la sente, ha difficoltà ad entrare in questa energia perché il cambiamento fa sempre paura, ogni cambiamento... O allora, ragazzi, perché noi resistiamo ai cambiamenti? O perché ne abbiamo paura, o perché siamo orgogliosi, per esempio, potrebbe essere anche quello. Quante persone non si rendono conto di che ci vuole qualcosa e non la fanno per orgoglio? E quindi eccoci qui, 9 di bastoni, resisto, non voglio arrivare al 10, non voglio arrivare a questa fine, non voglio dover dire sì o no, non voglio cambiare. Però non può durare tanto, non può durare a lungo, mi dispiace, non può durare a lungo, fatevene una ragione.
Vediamo invece cosa sta accadendo, in che modo sta reagendo il nostro femminile. E ovviamente maschile e femminile, sacro maschile e sacro femminile non significa uomo e non significa donna, ragazzi, sono solo le energie che stiamo canalizzando, quindi indipendentemente da sesso o sessualità. No, sono cadute troppe. No, no. Nel frattempo, ragazzi, se volete una sessione privata con me o un pacchetto, potete prenotare direttamente dal sito internet oppure scriverci o contattarci tramite WhatsApp. Ed ecco le prime due carte. Abbiamo un 9 di spade rovesciato, una regina di bastoni rovesciata e un 3 di spade in questa sequenza. In questa sequenza. Prima il 9 di spade rovesciato, poi la regina di bastoni rovesciata e poi il 3 di spade diritto. Carte interessanti per il nostro femminile che sembra rinunciare a qualcosa. Mentre il maschile tiene duro, non vuole cambiare posizione, il femminile a malincuore sembra invece rinunciare a qualcosa. Il femminile si sta sentendo un po' impotente, sta riconoscendo che forse l'unico modo per smettere di preoccuparsi, l'unico modo per smettere di stressarsi è mollare la presa, lasciare andare un qualcosa. Non cercare più di essere una regina di bastoni, non fare più la regina di bastoni, non volere più stare al comando, non volere più agire. Qui c'è un fermare l'azione, o perlomeno non è un fermare l'azione perché non siamo capaci di agire, è un fermare l'azione proprio perché secondo me scegliamo di farlo, e questo tre di spade è proprio questa scelta, che magari è una scelta difficile, non è una scelta piacevole, però in fondo ci rendiamo conto che è meglio così, perché basta stressarsi, basta farsi problemi, basta pensare troppo, non vale la pena. Non su questo, non su questa situazione specifica che stiamo vivendo in questo momento, non è così che possiamo andare avanti, non ci conviene, cioè sprechiamo energia se andiamo avanti con un 9 di spade, quindi rovesciamolo questo 9 di spade e semplicemente lasciamo andare questi stress e questi pensieri. Certo, ci tocca rinunciare un po' al controllo, ci tocca rinunciare un po' alla nostra posizione di forza, ci tocca rinunciare a qualcosa, alla nostra anche idea di noi stessi. Qui stiamo rinunciando molto alla nostra idea di noi stessi. E non è semplice, non è piacevole, però col nostro 3 di spade sembra che non ci siano altre opzioni, o perlomeno sembra che non riusciamo a trovare opzioni migliori. Invece, se guardiamo un po' più l'aspetto cartomantico, che perché no, potrebbe anche riguardare qualcuno di noi? Sì, potrebbe. Qui c'è proprio una questione, qua c'è un femminile incazzato. Qua c'è un femminile deluso, un femminile stanco, arrabbiato? Sì, un femminile che potrebbe fare stupidaggini, perché potrebbe agire da checca isterica, da donna alterata. Avete presente le donne quando abbiamo il ciclo e siamo alterate? Sì, ecco, un po' quello. E potremmo compiere delle azioni poco carine, potremmo anche essere tentati di far del male a qualcuno. Cioè, se abbiamo qualche problemino caratteriale, stiamo attenti oggi, perché davvero non ci vuole niente, ci fanno girare le cosiddette le ovaie e scleriamo davvero, e rischiamo di mettere in atto atteggiamenti brutti, cioè non facciamolo, ecco. Questa è una giornata in cui secondo me il femminile deve un attimino auto osservarsi e mettersi lì tranquillo a meditare, a pensare e a elaborare queste emozioni, perché ora ci tocca elaborare queste emozioni. Ma vediamo a questo punto qual è il consiglio degli angeli, quindi prendiamo l'ultima carta di oggi e vediamo che cosa gli angeli ci consigliano per vivere al meglio questa energia. Oh cavolo, incredibile, ultimamente sta uscendo sempre la stessa carta. Quando chiedo agli angeli un consiglio, cioè è già la terza volta in pochi giorni che esce questa carta, e ancora una volta, come ho fatto le ultime, voglio prendere un'altra carta di chiarimento per capire bene questa. Allora, voi lo sapete che l'asso di coppe significa ama, quando è un consiglio significa ama, dai amore, vai oltre le altre emozioni, focalizzati sull'emozione, sull'unica emozione che davvero conta, su quella più importante. Ama te stesso o te stessa, ama le persone che ti circondano, osservale per quello che sono davvero, nei loro pregi, nei loro difetti, ma soprattutto nei loro limiti.
in ciò che sanno fare e ciò che non sanno fare. Non possiamo chiedere a una persona che ha gli occhi azzurri di farseli diventare marroni, perché non ci possono diventare marroni. Così come non possiamo chiedere a una persona egoista di diventare generosa, non ci può diventare, ci sono cose che sono impossibili. Allora, invece di sperare e aspettare che gli altri diventino come noi li vogliamo, o invece di arrabbiarci con noi stessi perché siamo sbagliati, amiamo, amiamo. Guardate la seconda carta, qual è? L'otto di spade. Cioè una posizione dalla quale in effetti possiamo fare poco e non ha senso cercare di muoversi e di scrollarsi di dosso queste spade e queste corde che ci tengono legati al palo. Non riusciamo a toglierci la benda davanti agli occhi. Cioè siamo in un momento in cui molte cose non le vediamo e non le possiamo fare e non ha senso provare emozioni di fastidio, di rabbia, di rancore o di incertezza e di insicurezza per colpa di questa posizione nella quale ci troviamo. Il modo migliore per uscire dalle spade è amare. Questa è la soluzione. E con questo, ragazzi, io come sempre spero di esservi stata utile. Vi mando un saluto, un abbraccio e alla prossima. Ciao!